Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. In queste parti extra, dopo aver finito l'avventura principale, stiamo andando a risfidare alcuni dei personaggi principali dell'avventura. In questo caso abbiamo già sfidato sia gli amici di Ash che i suoi rivali principali e stiamo sfidando i rivali un po' più secondari. In questo caso, appunto, dobbiamo andare ad Unima, quindi eravamo a Doen. Tocca andare ad Unima. Eccoci qui. Allora, ad Unima ora dovremmo sfidare Virgil, che sta ad Operused City, quindi dobbiamo teletrasportarci lì. Tripli sotto l'abbiamo già sfidato, o meglio possiamo anche volare lì. Allora, Operused City, vediamo un po' se la becco da qualche parte come città. Non è qui, non è qui, qui, nope, nemmeno qui. Icirrus, Mistralon, Driftail. Ok, allora no, è ancora qui, immagino. Immagino che sia ancora questa. Sì, Operused City. Allora, vediamo un po', dovrebbe essere qui Virgil, sei tu? Sì, vai, becchiamolo. Combattiamo contro Virgil che manda in campo Umbreon. Andiamo di Mega Evoluzione e Close Combat. Disintegriamo il suo povero Umbreon. Poi Flireon. Contro Flireon invece manderò Greninja. E andiamo di Surf. Poi Eevee, lasciamo in campo Greninja. E andiamo ancora di Surf. Poi Jolteon, contro Jolteon invece andiamo di Donphan. E andiamo di Earthquake. Che bello colpire per primo un Jolteon, eh? Poi Vaporeon, contro Vaporeon andiamo di Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Che gli manca Glaceon. Allora, Glaceon rimandiamo in campo Heracross. Vai di Close Combat di nuovo. Perfetto, abbiamo battuto Virgil, quindi possiamo salutarlo ed andare a Nimbasa City dopo esserci curati un attimino i Pokémon. Dove si trova un altro rivale di Ash? Allora, Nimbasa, andiamo qui. Allora, dovrebbe essere da questa parte. Sei tu? Nope, sei tu? Sì, vai. Lui è Stefan. Che manda in campo Zebstrika, ok. E contro Zebstrika andrò di nuovo Mega Evoluzione e terremoto. Perfetto. Poi Liepard, lasciamo in campo Heracross. E andiamo di Zuffa. Poi sale a livello 68 e infine Soak. Soak, andiamo di Close Combat. Ah, di poco non è morto, peccato. Ah, per Castardi, perfetto. Immaginavo. Vai, terremoto. Perfetto, e abbiamo battuto anche lui. Ora c'è un altro. Ce ne dovrebbe essere un altro qui ad Unima, di rivale. Quindi becchiamolo subito. Dovrebbe essere a Birbank, qui. Allora, vediamo se lo becchiamo. Dovresti essere tu, vero? Esattamente. Lui è Cameron. Quindi, sfidiamo di nuovo Cameron.
Allora, Mega Evolviamo di nuovo. E Close Combat. Allora, Swanna. Contro Swanna mandiamo Pikachu. Andiamo di Thunder Punch. Poi Samurott. Sceptile è tutto tuo. Vai, Deathblade. Buono. Perfetto, poi Ferrothorn. Contro Ferrothorn userei Charizard. Flamethrower. Poi Hydreigon. Cambia Pokémon, sì. E mandiamo Greninja. Poi Watchog, andiamo di Heracross di nuovo. E andiamo a Close Combat. Perfetto, abbiamo battuto anche Cameron di nuovo. A questo punto rivoliamo a Nuvema, qui, Nuvema Town. E dobbiamo sfidare un ultimo rivale qui. Allora, vediamo se la becchiamo. Dov'è esattamente? Allora, non sei tu, giusto? Sì, ok, lei è bianca, perfetto. Mi dispiace, pensavo che tu volessi combattere. Aspetta, vuoi combattere? Sì. No, non pensavo fossi tu bianca. Eccoci qui. Ma nel campo Emboar. Ok, Heracross non è l'ideale per questa lotta, ma per niente proprio. Ma andiamo in campo Greninja. Anche se Greninja, se si becca un attacco di tipo lotta, va all'altro mondo. Ok, fortunatamente si becca Flamethrower. Vai, Surf. Poi Mincino. Mandiamo un po' Sceptile. Così che si faccia un po' di punti esperienza. Tanto è Mincino, voglio dire. Se non riesce a battere un Mincino, ci sono problemi, eh. Non ho letto chi manda. Lasciamo Sceptile. Ice Cavalier. Non è proprio il massimo. Anzi, è proprio una merda. Però facciamo così, dai. Azz. Leafblade. Azz. No, ok, rischia di durare troppo questa lotta, quindi cambiamo subito. Mettiamo subito in campo l'artiglieria pesante. E andiamo di Flamethrower. Perfetto. A questo punto possiamo effettivamente trasferirci a Kalos. A Kalos ce n'è solo uno di allenatore da sfidare. E si trova a Luminopoli. Allora, dovrebbe essere Tierno. Prima però andiamo un attimo a curarci Pokémon. Eccoci qui. Perfetto. E dovrebbe essere vicino alla Lega Pokémon, che se non ricordo male è di qui. Tierno, dove sei? Sei tu? Sì, eccolo qua, che parla sempre di danza.
Ok, ma nel campo Blastoise. E noi abbiamo Heracross. Allora. Cambiamo Pokémon e mandiamo Sceptile. Idrocannone ha provato a utilizzare. Energy Ball. E addio Blastoise. Poi Politeo, lasciamo in campo Sceptile. E già che ci siamo, l'Omega vogliamo. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. Poi ti manda Hitmontop. Lasciamo in campo Sceptile. E ancora. Ah, mi ha diminuito l'attacco, infame. Allora andiamo in Energy Ball. Si protegge, va bene. Poi Raichu. Contro Raichu invece manderei volentieri un Donphan. Con un bel terremoto. Poi Ludicolo invece si becca Ludicolo, un bel Pikachu in faccia. Con un tuono pugno. Però, bel danno. Altro tuono pugno. Paralizzato. E Ludicolo riesce comunque a portare a casa la vittoria su Pikachu. Va bene. Facciamo prendere punti esperienza a Sceptile allora. Eccoci qui. Excessor. Perfetto, livello 66 per Sceptile. E abbiamo battuto di nuovo Tierno. A questo punto andiamo a trasferirci ad Alola per l'ultimo allenatore che dobbiamo sfidare. Allora, di qui andiamo ad Alola. E qui dentro possiamo, prima di tutto, darci una curata veloce, ecco fatto, e sfidare di nuovo Kukui. Bentornato a casa, Glacial. Immagino che tu stia cercando una battaglia, assolutamente. Incineroar contro Heracross. L'Omega evolviamo e andiamo di Close Combat. Cattivissimi proprio. Reckless. Poi Empoleon. Lasciamo in campo Heracross. E andiamo ancora di Close Combat. Cattivissimi ho detto, bisogna essere cattivi. Guarda qua. Poi Breviary. Qua tocca cambiare effettivamente, ma andiamo Donphan. Bella questa musica comunque. Andiamo di Rock Slide. Molto fanfarosa. Alla Zelda o Dragon Quest. Molto molto bellina. Allora, Earthquake su Venusaur. E Earthquake di nuovo. Bravo Donphan, un carro armato. Chiunque gli si mette davanti, lui lo tira giù. Poi Breviary. Ritorniamo con Greninja. E qui andiamo di Ice Beam. Ed infine Lucario. Con Lucario andiamo a dire Heracross di nuovo. Close Combat. I couldn't win even going all out. What a refreshing battle. Anche dando tutto per tutto non è riuscito a vincere. E a questo punto ragazzi ci curiamo e io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, abbiamo concluso le battaglie opzionali, tecnicamente ci sarebbero altri contenuti da fare, che sono alla fine soltanto battaglie su battaglie, intendiamoci, e vedrò se farli effettivamente perché sono molto lunghi e serve tanto tempo, nel caso se non li vediate
Sappiate che comunque sono semplicemente battaglie, una sorta di parcolotta, ecco. Entri e sfidi allenatori, capi palestra in continuazione. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!